Se non parlo, il video finisce. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti, nella sezione supporto un creatore, inserite il codice Fortu, poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo verso Slurpee Swamp per tentare la sfida di oggi, che è se non parlo, il video finisce. In pratica devo parlare di continuo. Ragazzi, allora voglio dire però, cioè voglio fare una piccola premessa a questa cosa, cioè perché altrimenti poi, diciamo, le persone dicono cose stupide e mi dà davvero molto fastidio. Io questo video, ragazzi, lo sto provando a registrare da ieri sera. Ieri era sabato sera e io dalle 6 a mezzanotte, invece di uscire con i miei amici, divertirmi, ragazzi, mi sono messo a registrare. Ora sia chiaro, a me fa sempre piacere registrare e mi piace, è la mia passione, eccetera eccetera eccetera, queste cose le sapete, non voglio ribadirle. Però se qualcuno poi mi viene a dire: Fortu, non hai più voglia di fare video perché fai video di 2 minuti, io vi dico: no ragazzi, è una grande stupidaggine e dite le cose senza senso, perché io, se ci metto anche 7 ore per registrare un video, come in questo caso, dato che ieri ce ne ho messe 6, non sono riuscito a registrarlo. Ora ce ne sto mettendo di mattina, di domenica mattina, altre 2. Cioè ragazzi, non venitemi a dire le stupidaggini, perché poi uno ci rimane anche male, ok? Quindi tralasciando questo, vediamo di vedere oggi come ce la caviamo, dato che qui sotto se ne stanno proprio massacrando. Bella Ramfler, bella bella bella, questo tipo è comparso lì. Bella, ok, mi sono fatto 4 kill ragazzi, veramente interessante questa cosa. Un Andy, uno start della madonna, solo che sta un altro tipo in giro, lo sapevo che stava qui. Va bene, lasciamo stare, devo assolutamente andarmene e curarmi, perché io non voglio altre rogne, voglio un attimo curarmi. Vi prego, lasciatemi un attimo stare gentilmente. Dai, 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 lasciatemi stare. Non venire più addosso, non vi sopporto più. Questo è già chiuso, quindi me ne devo solo andare. Andiamo giù, ragazzi, come se il fatto non fosse assolutamente il nostro. Tra l'altro, ieri sera, ragazzi, sono stato quindi praticamente 6 ore a parlare da solo di continuo. Cioè, io sono arrivato a fine registrazione con la gola secchissima, che non riuscivo più a parlare. Ed è stata una situazione davvero molto particolare. Quindi, insomma, spero che questo video vada bene e che riesca a vincere, perché veramente ragazzi, questa cosa sta diventando veramente troppo troppo complicata da gestire. Comunque mi raccomando ragazzi, momenti più concitati, io credo che per rendermi le cose più semplici dirò cose stupide o senza senso. Per esempio, calcio creatore Fortu all'interno dello shop, che tra l'altro ragazzi invito sempre ad inserire, mi farebbe molto piacere se voi lo metteste. Porca miseria, che cavolo, mi sono quasi bloccato per qualche secondo. Tu sei veramente un infame, dai, fatti vedere, fatti vedere, fatti vedere, fatti vedere. Non mi interessa, fra, pure se ho 3 di vita, guarda, ti devo eliminare. Dai, fatti vedere, rendimi le cose semplici. Dai, non fare l'infame. Guarda come fa l'infame. Guarda come fa l'infame, che non si fa vedere. Lurido, 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 perché non ti fai vedere? Fatti vedere, ti prego. Su, su. No, ha sfondato, cavolo. Ora questo è un problema. No, ragazzi, me ne devo andare, perché io ho 8 di vita. Cioè, ora con tutto il bene, però non credo sia il caso. Quindi via, via, via. Facciamoci il giro lungo. Cerchiamo qualcosa per curarci. Magari mi metto proprio nel fiumicino lì per curarmi. Faccio una cosa molto più intelligente. Sentite a me. E a me non va bene così. Ok, allora, ragazzi, ovviamente, cioè, permettetemi se tra una parola e l'altra, non lo so, deglutisco, respiro, credo che sia il minimo, ok? Quindi veramente non datemi troppo addosso se ho problemi da questo punto di vista. Ok, io direi che va bene così ragazzi, non voglio perdere troppo tempo qui dentro. Io non so neanche se taglierò o velocizzerò, sinceramente vorrei tagliare. Però ragazzi, so che se lo faccio tutta la gente poi nei commenti dice: Fortu, è imbrogliato, è tagliato, quindi non hai parlato durante i momenti in cui hai tagliato. Cioè veramente ragazzi, io non so ancora perché la gente non si fidi. Cioè io ormai credo di essere una delle persone più sincere riguardo queste sfide di tutta YouTube Italia. Però no, vabbè, comunque lasciamo stare. Allora, vediamoci sta roba. Ok, giusto per curarci un altro pochino. Avrei potuto prendere direttamente quell'arma, solo che mo ci sta un problema. A parte che stanno lanciando granate, what, excuse me, what, bro. Ok, sta arrivando qualcun altro probabilmente, credo proprio di sì. Ok, attenzione perché io tengo dei nemici dietro, in tutto questo. Cioè proprio easy. Allora, vediamo. Non so se qualcun altro però gli stava sparando. Io credo di sì, sinceramente, perché se è arrivata una granata, io non credo che se le siano lanciate da sole. Almeno non lo spero che non se le siano lanciate da sole. Cioè, spero che non siano così stupidi, dai, voglio dire. Allora, andiamo vicino a questi ragazzi. Cerchiamo un attimo di eliminarcele. Allora, uno si è eliminato, quindi ok, va bene, non fa nulla. Però io voglio vedere pure gli altri, dai, dai, dai. Vediamo, vediamo, posso mettermi da qui e vedere se riesco a eliminare qualcuno. No, probabilmente no, però da qui io posso. Quindi buonasera, buonasera, buonasera. Sta sotto, ok, sta sotto, ragazzi, senza alcun problema. Noi vediamo di aggirare. No, no, non posso, non posso, posso arrivare. A parte che sta arrivando qualcun altro. Cavolo, cavolo, cavolo. Allora ragazzi, ragioniamo un attimo con la testa. Sta arrivando qualcun altro. Quindi sto probabilmente sta sul tetto. Io esco così. No, non sta sul tetto. Peccato, strano. Io pensavo stesse proprio sul tetto. No, sta lì ragazzi. Che cavolo, però il lanciarazzi che c'aveva? A me pareva proprio il lanciarazzi quello. Ok, attenzione, dovrebbe stare qui sotto. Infatti, ah, io lo sapevo che avrebbe fatto una cosa di questo tipo. Ovviamente, va bene. Ok, ok, bro, va bene. Io odio tutte le persone con questa skin. Cioè, tutte le persone con questa skin sono tutte odiose. Sono tryharder, luridi, capito? Non è una bella skin poi, tra l'altro. È una brutta pure skin. Cioè,
non capisco perché piace così tanti. Mi pare se lo mettessi uno youtuber come skin. Non lo so, vabbè, io comunque questo tipo lo devo eliminare assolutamente. Cioè, tipo non ti sopporto, cioè, capito, bro? Devi assolutamente perire sotto i miei colpi. Sì, quanta vita hai? Quanta vita hai? Schinato, ah, cosa? Tu facevi tutto il figo con la tua skin, tutta bella. Sì, però sei stato picconato per caso. Ah, quanto sono toxic. Quanto è bello fare il toxic qualche volta. Vabbè, io comunque sono morto, credo. Bella, fra, bella, bella, bella. Andrei che sia una cosa intelligente fare così, perché a parte che ci sta un tipo che ci sta inseguendo. Ah, ragazzi, che bello. Quando su Fortnite ti inseguono, ti braccano e c'è tutta la lobby su di te. Medikit, boh. Allora io direi di metterci qua dietro e di curarci un attimo, perché non siamo in una bellissima situazione. Tra l'altro, cioè, siamo già 21, la safe è ancora enorme. Mamma mia. Wow, ragazzi, che panico. Come potete vedere questa... La gola comincia un attimo a... ecco, comunque, mamma mia. Ok, ragazzi, dai, non fermiamoci. No pain, no gain. Su, dai così. Allora, io direi di... di andare a curarci, ragazzi, perché io così non ci voglio stare con 3 di vita. Cioè, sinceramente, mi rimetto tutta la mia punta nella filata e amen. Cioè, proprio easy. Dai, a parte che non ho neanche tantissimi materiali. Quel tipo aveva un po' di ferro, fortunatamente. Però poi del resto non è che abbiamo tantissima roba. Velocemente che ci recuperiamo 2 alla volta, dovremmo farcela breve. 90, 92, 94, 96, 98, 100. Ok, a posto, ragazzi, andiamo. Stanno ancora fightando, quindi volendo posso intromettermi in un momento opportuno per cercare di eliminare entrambi, o almeno uno dei due una volta eliminato. Ok, dai, vediamo, ragazzi. Stanno lì? No, non li vedo. Dove cavolo stanno? Io ho sentito da questa direzione più o meno. Non lo so. Vabbè, mo diventa un casino. Ok, sono tizio lì che sta fuggendo, forse. No, sta mirando. Non sto capendo che sta facendo. Probabilmente lo sta mirando col fucile di precisione, credo. Cioè, credo stia facendo così perché lo stava inseguendo, se ne stava andando. Quindi vediamo così, affacciamoci in quella zona. Forse starà prendendo la barca per andarsene. Non ne ho proprio idea, ragazzi. Ok, allora vediamo. Sì, sta prendendo la barca per andarsene. Vediamo se riesco a dargli fastidio. Dai. Oh sì, bella, bro. Ok, ora direi che possiamo passare per di qui senza farci vedere. Dovrebbe essere una buona tecnica. Lui ora si starà probabilmente nascondendo. Infatti, se non ci vede, ragazzi, io gli vado da sopra, gli faccio un assalto bellissimo, veramente figo. Quindi ora io mi avvicino di soppiatto. E il problema è che non ho munizioni, capito? Cioè, è quello che è un grave problema. Se riesco, io posso avvicinarmi di così. Guardate, gli faccio una cosa bellissima. Se lui sta ancora lì a guardarmi. No, sta ancora lì a guardarmi. Ok, man, va bene. Modifica. Fai una cosa semplice e intelligente. Modifica. Ok, perfetto. Non so come il proiettile non gli sia andato addosso. Non ne ho idea cosa è successo. Com'è possibile che il mio proiettile, ragazzi, non gli sia andato addosso? Questa cosa è assolutamente ridicola. Io la devo rimettere al rallentatore, devo rivedermela perché è veramente ridicola. Cioè, il proiettile gli è andato proprio qua, cioè qua, capite? Boh, non lo so. Non pensavo di aver mirato così tanto. A me pareva che il proiettile fosse andato proprio perfetto. Boh, non lo so, vabbè, comunque. Io però non ho vita, vorrei tornare un attimo indietro. Cavolo, perché la connessione è così? No, non è il momento adatto per avere la connessione così. Cavolo. Non è il momento adatto, non è proprio il momento adatto. Peppe, non so perché la connessione è così. Stai caricando un video, fammi sapere, ti prego. Cavolo, ragazzi, no, non doveva succedere ora. Non in una situazione del genere, non con la safe che sta arrivando. Cavolo, perché la mia vita è sempre così? Non ce la faccio, una partita decente. Cavolo, no, ragazzi, allora calmi. Dobbiamo semplicemente andare avanti. Andiamo, dobbiamo trovare la sua barca. Abbiamo 120, abbiamo le armi. Dobbiamo solo stare tranquilli, ragazzi. Non è una situazione brutta. Dobbiamo solo ragionare un attimo e stare tranquillissimi. La barca l'ha arenata lì, quindi ce la stiamo prendendo. Oh cavolo, ragazzi, Peppe sta caricando un video, cavolo. Ok, questa cosa non è una situazione buona. Ok, va bene. Ragazzi, non so sinceramente che fare. Abbiamo fottuto pure questa partita, mi sa. Puoi fermarti ora, ti prego, su. Non pay no gain, ragazzi. Ok. Allora, aspettate un attimo. Abbiamo parlato la situazione con la connessione a breve. Ok, grazie mille, Peppe. Scusa per il disturbo, è una situazione un po' particolare. Ok, ragazzi, quindi ce li siamo. Ok, possiamo andare. A breve la connessione dovrebbe riprendersi, quindi speriamo di non incontrare nemici in questo piccolo lasso di tempo. Speriamo con tutto noi stessi che non li troviamo. Più che altro vorrei trovare qualche cesto. Quello sì, la voglio trovare necessariamente, perché sono messo davvero male a livello di vita, a livello di cose. Ok, dai, connessione. Ok, la connessione si sta riprendendo, ragazzi, fortunatamente. A posto così. Allora, io però qua sono messo male di qualunque cosa, sinceramente. Cioè, magari mi pio giusto le benne, ma tanto per, perché poi non ho materiali, ne ho pochissime munizioni delle armi. Cavolo, ragazzi, quello che mi mancano sono fondamentalmente le risorse, né più né meno. Devo un po' lootare e farmare, perché non l'ho fatto molto prima, sinceramente. Mi sono messo molto
fatto curarmi sotto la fontana, quindi non ho fatto troppo caso ad altri aspetti come questi. Ok. Neanche più qualcosa di cui mi stupisco. Quindi prendo questa roba. Prendo questa roba. Grazie, grazie ragazzi. Grazie, veramente gentilissimi. Ok, mi sono fatto giusto 145, che non è il top. Vorrei vedere se ci sta qualche altro in giro. Da qui però non mi sembra di vederlo. Ok, va bene, non fa nulla. Cerco un attimo meglio, però credo ragazzi che siano effettivamente finiti. Non ne vedo altri. Ovviamente voi poi in chat me ne spotterete. Cioè in chat, all'interno dei commenti me ne spotterete altri 482, ma questo è un altro discorso. Noi pigliamoci un altro po' di legno, ragazzi, perché ci stiamo facendo un buon numero di legno. Solo che, ah cavolo, ho sparato? Perché non devo farmi sentire anche quando... No, ok, se non so. Ok, pigliamoci lì del legno, perché ci sta un tizio con full legno che secondo me sta valutando e si è trovato a essere full. Ok, quindi grazie, grazie, grazie. Staccionate gratis, le fanno sempre bene. Grazie mille, bro, gentilissimo. Ok, dai, pigliamo. Vediamo. Ok ragazzi, via via. Comunque ragazzi, mi raccomando, utilizzate sempre il codice creatore forte all'interno dello shop. Se non l'avete ancora messo, inseritelo. O anche se l'avete già messo ragazzi, reinseritelo, perché ogni tanto Fortnite ve lo leva. Vi ricordo sempre di shoppare quindi le skin con il mio codice creatore. E se lo fate ragazzi, fate anche una storia su Instagram, che io poi magari la riposto tra le mie stories ufficiali. E proprio in questo caso, proprio per questo motivo, vi consiglio anche di seguirmi sul mio profilo Instagram ufficiale, che si chiama FortoTheGamer. C'è anche il link in descrizione per arrivarci. Ok ragazzi, allora vediamo un attimo, perché io qua vedo un sacco di costruzioni. Una cosa non è che mi stesse troppo simpatica. Qui sta un medikit che sinceramente mi prenderei. Ok, ci sono un attimo delle armi migliori fortunatamente qui, nulla di eccezionale, però meglio di niente sinceramente. Allora vediamo se qui ci stanno trappole. No, trappole no. Però ci sta una cesta che sinceramente vorrei prendermi. Dov'è? No, credo sia sopra. Vabbè, non fa niente, me la prendo ragazzi. Dai, ci abbiamo giusto un po' di danno, ma nella speranza di trovare qualcosina di migliore, capito? Perché io non sto messo bene. Vabbè, ma hai detto, ok, non c'è deriva a dirla tutta. Dai, apri. Ok, andiamo in safe ragazzi. Dovrei farcela giusto forse per evitare di farmi colpire. Comunque siamo in 5 ragazzi, la lobby veramente si è decimata nel giro di pochissimo tempo. Eravamo 20 prima, cavolo, non ci ho fatto caso di quanto velocemente si sia chiusa. Vabbè, comunque siamo 5, la zona si sta facendo un po' più particolare, un po' più chiusa. Però, allora, analizziamola lì. Ci sono delle costruzioni di nemici, quindi potrebbero starci nemici, e credo ci siano effettivamente. Più che altro, stiamo attenti in giro ragazzi, perché non possiamo dare per scontato che siamo soli assolutamente. Allora, vediamo, qua posso ricaricare a posto, anche se ho pochissimi proiettili di assalto. Non posso permettermi di sparare praticamente con l'assalto, ottimo a sapersi. Qui mi cerco di sfondare un po' questa pietra e magari mi faccio giusto esatto 50 per mantenerla. Lì non so se c'è un nemico, credo di no. I nemici credo che siano sinceramente nella zona più lontana, perché infatti li sto sentendo, cioè li costruire. Io dovrei andare però in safe. La safe è verso Lazy Lake, più o meno. Sì, cavolo, ma sto nemico là ragazzi. Ok, allora io direi di prendere... No, se prendo la zipline poi mi trovo incastrato. Ok, che brutta situazione, come al solito. Perché la safe si chiude praticamente, ma vi dico subito, cavolo, fammi entrare nella zipline però. Dai, pure che se il nemico là non fa niente. Perché la safe si chiude proprio sulla cascata, mi pare, eh sì. Infatti sto in una situazione un po' del cavolo. Ora devo necessariamente costruire in ferro. Esatto, perché io sapevo che sarebbe successa una cosa del genere. Non ne avevo alcun dubbio. Ok, va bene. Ovviamente è una situazione del cavolo. Tutto nella norma ragazzi, tutto nella norma. Allora, sinceramente sarei tentato di prenderla, quindi facciamo così. Io ora apro tutto qui, esatto, così io faccio una tecnica per non farmi vedere, per sgattaiolare qua su, cavolo. Vabbè, guarda, questa è l'unica cosa che non ci voleva. Ok, un altro medikit, vabbè. Ok, e lasciamo stare allora ragazzi, non fa niente. Ok, allora io mi curo un attimo e vediamo se riusciamo a trovare ora un'opportunità per non farci eliminare, che è la mia priorità attualmente. La safe ora più vicina, aspettate un attimo ragazzi, si trova praticamente qui. Ok, allora vediamo un attimo. Ah cavolo ragazzi, questa cosa non sta risultando molto semplice, se devo essere sincero. Allora, no cavolo, che cavolo è? Ah, ok, va bene, grazie bro, veramente gentilissimo da parte tua. Ok, grazie. Grazie, veramente grazie, veramente grazie. Guarda fra, veramente, cioè ci voleva, era ciò di cui avevo bisogno, Vai, guarda, grazie, grazie. Guarda, proprio di ciò di cui avevo bisogno, cavolo.
Mamma mia, ragazzi, che brutta situazione. Io non mi posso rifare un altro medikit per questa cosa. No, devo, mi sa che devo, ragazzi. Cavolo, che brutta situazione. Guardate, guardate, mi arriva addosso. Ok, 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 ok. Fightiamo, ragazzi. Non fa niente, non fa niente. Mi serve il mio fucile a pompa. Ok, no, no, questo sta sotto. Vabbè, ragazzi, io mi curo un attimo intanto. Devo stare attento a rimettere subito il fucile a pompa se necessario. Questo ora potrebbe tranquillamente. Oh, cavolo, no, la safe. Cavolo, che brutta situazione, ragazzi. Io lo sapevo che sarebbe finita così. Perché deve sempre finire così? Cavolo, ragazzi. Dai. Fammi cadere. Ciao, bro, scusami, non funziona così. No, questo c'ha quel cavolo di AK lurido. Infame, schifoso. Guarda, mi stanno sparando tutti, ragazzi. Io basta, io sto zitto.